Consuelo Locati, avvocato, coordinatore del pool di legali per le vittime da Covid-19 con più di 500 adesioni, nonché una delle parti in causa per la perdita di un familiare. Pochi giorni fa la prima udienza al Tribunale Civile di Roma, dopo un anno e mezzo circa dai fatti. Molta gente fuori dal tribunale, parenti delle vittime, ma non solo. Quanto è stato rumoroso il silenzio intorno a voi in questo periodo? Innanzitutto buongiorno, grazie per avermi invitato, è molto piacere ed è molto importante. Rispondo alla domanda rispetto al silenzio, è stato dolorosissimo il silenzio che soprattutto i familiari delle vittime, nostro tramite, hanno dovuto subire in questo anno, come se ogni voce che loro pronunciassero, comunque ci dessero il mandato di raccontare venisse totalmente ignorata dalle istituzioni, cosa che peraltro si protrae anche ora di fatto, per cui non abbiamo mai avuto alcun tipo di contatto con l'Avvocatura dello Stato, con i rappresentanti delle istituzioni che noi abbiamo chiamato in causa. Ciò nonostante le stesse istituzioni, a mio avviso, si rendano conto che sono incontestabili le argomentazioni e le, diciamo, denunce in senso lato rispetto alle responsabilità che queste istituzioni stesse hanno nella gestione Ecco, sanitaria pandemica. adesso ci arriviamo. Voi non cercate gloria o soldi, perché ormai purtroppo, alla luce di quanto accaduto, non si può più tornare indietro. Cercate la verità. Cos'è la verità? Ma soprattutto quale verità? Noi cerchiamo la verità dei fatti, la verità che dia una spiegazione ragionevole a quello che è successo. Questa verità fattuale noi l'abbiamo portata davanti a un tribunale perché diventi verità giudiziaria, ma il fine è quello che questa verità diventi una verità storica, che accerti quello che è successo, che dia una spiegazione e che diventi storia per fare in modo che nel futuro quello che è successo e che abbiamo vissuto in un anno e mezzo non accada più. Io ricordo che tutte le organizzazioni internazionali sanitarie da anni stanno mettendo in guardia tutti gli stati rispetto al verificarsi di una epidemia, di una pandemia. Anche nel 2019, se non vado errato, a marzo del 2019, addirittura era stato detto di stare in guardia perché si sarebbe verificata probabilmente a breve, perché il problema non era il fatto che probabilmente se si sarebbe verificata o meno una pandemia. Il problema era di capire quando si sarebbe verificata e proprio per questo motivo. Almeno dal 2013 ogni Stato veniva messo in guardia e a ogni Stato veniva chiesto di approntare tutto quanto era necessario per poter essere pronti a rispondere a un evento epidemico o pandemico, cercando di contenerne le conseguenze, in questo caso le conseguenze letali. Ci sono tanti Stati che non erano pronti probabilmente in maniera adeguata. Ma l'Italia è, dati alla mano, anche con i dati dell'Eurostat, è stato lo Stato, il paese che ha avuto in proporzione, la più alta, percentuale di decessi rispetto a tutti gli altri paesi. Questo vorrà dire, no, qualcosa, ma è come se non venisse considerato questo aspetto. Non si capisce perché, o forse lo capiamo. Però di fatto questo è, siamo solo dopo il Brasile. Chi è che deve pagare il conto di quanto accaduto? La politica o il settore sanitario? La politica sicuramente. Il settore sanitario è stato quello che per primo ha pagato le conseguenze dell'impreparazione sistemica degli ospedali, della gestione sanitaria. Ricordo che
prima in Lombardia e poi in tutta Italia, e di questo abbiamo le prove, perché nel nostro atto, nella nostra causa, ci sono parenti di vittime anche della seconda e della terza ondata pandemica provenienti in tutta Italia. Gli ospedali e i medici, personale sanitario e infermieristico, addirittura non aveva dispositivi di protezione individuale, non sapeva come combattere il virus. È come se fossero stati buttati in una guerra queste persone, senza avere le armi per combatterla questa guerra. Per cui di sicuro non è responsabilità di medici, infermieri, personale sanitario, che comunque hanno fatto tutto quello che era in loro potere per poter intervenire e salvare vite umane. Chi li ha messi nelle condizioni addirittura a un certo punto di dover scegliere tra chi vivere e chi lasciare morire, è stata la politica, evidentemente, no? Sono state le istituzioni che gestiscono la parte sanitaria e che hanno in mano il potere di decidere della nostra vita attraverso l'emanazione di provvedimenti e di normative che in realtà dovrebbero tutelare la salute e la vita dei cittadini. Contro quali istituzioni è rivolta la vostra causa? Contro il Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Lombardia. Tutti noi le abbiamo, tutte queste tre istituzioni sono state chiamate in giudizio a partire da dicembre del 2019. Allora, quali le vostre accuse per queste morti? Proviamo ad analizzare le diverse carenze ed omissioni che voi avete denunciato. Ma entrare nel dettaglio, insomma, sono complessivamente più di 4.000 pagine probabilmente di atti che abbiamo quelle più ricorrenti. Vediamo quelle più ricorrenti e quelle più evidenti. Sì, diciamo, prendiamo, insomma, i principi generali. Per quanto riguarda le istituzioni centrali, sicuramente la mancanza di un piano pandemico nazionale adeguato che rispondesse a quelli che erano gli obblighi dati dal Parlamento europeo, quindi dalla Comunità europea, con la decisione 1082 del 2013, fino alle linee guida del regolamento sanitario internazionale modificato nel 2005 e tutto quello che poi era previsto come linea guida dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità a partire addirittura dal 2011. Diciamo che il fine di tutti questi interventi internazionali e comunitari era quello di obbligare gli stati ad approntare tutte le misure minime, diciamo così, indispensabili per poter far rispondere immediatamente il paese a un evento epidemico, che poi facesse in modo, per esempio, dare una centralizzazione immediata, per esempio, alle strutture sanitarie regionali in Italia, in modo tale che rispondessero immediatamente alle esigenze derivate da un'emergenza sanitaria. Questo voleva dire avere sotto controllo, avere una mappatura, per esempio, di tutti gli ospedali che potessero avere reparti di malattie infettive, cosa che per esempio non c'era e risulta dai verbali addirittura della task force. Una mappatura dei posti letto nelle terapie intensive, che non c'era, una scorte di tamponi, di reagenti, essere pronti a implementare immediatamente, diciamo tempestivamente, i laboratori certificati per processare i tamponi, cosa che non avevamo. Un esempio banale, la Lombardia, che è la regione con un numero di popolazione più elevata di quella di tutte le altre regioni italiane, aveva a febbraio del 2020, in piena pandemia, solo 3 laboratori certificati per processare i tamponi e i reagenti. Per cui tutto questo era un esempio, insomma, che dimostra quali erano gli elementi minimi
che ogni Stato doveva avere per poi far partire immediatamente la macchina sanitaria attraverso un coordinamento tra il sistema centrale e poi tutti gli altri sistemi periferici regionali, cosa che noi non avevamo. Ma la cosa più grave è stata, sono state le autovalutazioni che sono state inviate all'OMS e all'Unione Europea. Perché? Perché l'Italia, addirittura il 4 febbraio 2020, invia all'OMS delle autovalutazioni in cui certifica che noi abbiamo il sistema perfettamente pronto ad affrontare una pandemia. Questo è indicativo. Ma al di là di questo, che credo che sia la cosa più grave, in realtà le autovalutazioni che sono state mandate nel corso degli anni precedentemente erano su questa linea guida, no? Per cui noi abbiamo sempre dichiarato che eravamo esattamente pronti ad affrontare ogni emergenza epidemica o pandemica sanitaria, ovviamente, cosa che non era, cosa che in realtà non avevamo. Questo in generale per quanto riguarda la parte insomma relativa alla responsabilità delle istituzioni centrali, a partire chiaramente da quello che era emerso dal rapporto a firma del dottor Zambon, di ricercatori indipendenti a firma del dottor Zambon, che noi abbiamo recuperato l'anno scorso ad agosto del 2020 e che poi insomma abbiamo anche depositato in procura, da cui emergevano tutte queste carenze strutturali e da cui emergeva anche che la nostra impreparazione sanitaria aveva cagionato le morti non solo delle persone che erano morte per colpa del virus, perché il virus se le erano prese, ma anche morti conseguenziali e connesse, perché ricordiamo che il collasso del sistema sanitario ha fatto anche in modo che si rinviassero anche le cure indispensabili, no? Le cure per i malati oncologici, per i malati per esempio cardiopatici. Questo è stato una delle conseguenze connesse alla nostra impreparazione ad affrontare questo virus. E questo, diciamo così, questo rapporto, il rapporto del dottor Zambon, era stato analizzato in maniera molto approfondita anche dal generale Brunelli, che è nostro consulente, e le cui relazioni noi le abbiamo depositate in tribunale, anche in tribunale civile a Roma. Per quanto riguarda invece la parte relativa alla regione Lombardia, siamo partiti dal fatto che regione Lombardia aveva un piano di prevenzione regionale che era in vigore ancora nel 2020 e che era stato, diciamo così, implementato in occasione dell'evento Expo nel 2015. In questo piano si prevedeva che al primo caso di trasmissione interumana di un virus bisognasse provvedere a isolare il caso, tracciare i contatti e attivare una sorveglianza attiva. Ecco, noi abbiamo avuto la prova provata che questo non è stato fatto per quanto riguarda l'ospedale di Alzano Lombardo, che è stato chiuso grazie al coraggio del suo dirigente, che ormai è ex dirigente, il dottor Marzulli, e che noi come team legale peraltro rappresentiamo. Perché? Perché non si sa da chi, non si sa da chi, è partito, da chi sia partito l'ordine, questo ospedale poi dopo 3 ore è stato riaperto. Le attività sono proseguite in maniera normale, non è stata fatta una sanificazione approfondita, ovviamente, e questo è certificato e lo provano anche gli avvisi di indagine, insomma, di garanzia inviati al dottor Locati e al dottor Cosentina, che erano responsabili di fatto di questa parte e della TSSST Bergamo Est, da cui dipende l'ospedale di Alzano, e quindi non è stata istituita la zona rossa. Non sono state istituite le zone rosse nei comuni della Bergamasca. Al contrario, abbiamo assistito a inviti ad uscire di casa, a proseguire nella propria vita normalmente, addirittura le campagne di alcuni amministratori locali, no? Aperitivi sui Navigli, piuttosto che qui a Bergamo regalavano biglietti gratis per recarsi dai paesi, anche quelli già focolai, io ricordo. Quindi anche da Nembro e Alzano, per recarsi da questi paesi in centro a fare shopping. E
queste campagne, ricordo, sono state fatte intorno al 28 di febbraio 2020, quando già erano stati rilevati qui da noi nella Bergamasca i casi Covid, senza considerare che dalle ultime notizie apprese, anche diciamo oggetti di servizi giornalistici, già prima dell'ospedale di Alzano, dei due casi riscontrati di positività all'ospedale di Alzano, all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo era stato rilevato un caso Covid, no? Il 22 di febbraio, e senza considerare l'ultimo documento di cui siamo venuti in possesso noi come team legale e che abbiamo prontamente, immediatamente depositato in procura, da cui risulterebbe che già il 26 gennaio 2020 un cittadino residente nella Bergamasca fosse stato ricoverato in un ospedale bergamasco e presentava sintomi Covid, addirittura anche con risultanze di TAC polmonari, no? Che potevano accertare le conseguenze di un'infezione in atto da Covid, e pare non sia stato nemmeno sottoposto a tampone. Ecco, questo in linea generale quello che noi contestiamo alle istituzioni chiamate in giudizio. Ma mi perdoni, avvocato, le vostre denunce, le omissioni di cui abbiamo parlato fino adesso, le carenze che si sono evidenziate in quest'anno e mezzo, non rischiano comunque di rendere difficile la prova in sede giudiziaria della correlazione delle morti con queste carenze? Nel senso che, dato che parecchie persone magari sono un po' anziane da un punto di vista di età o hanno avevano delle patologie, non si rischia che poi magari dall'altra parte dice comunque erano destinate a morire a prescindere da queste carenze, anche alla luce del fatto che nella prima fase sono state pochissime le autopsie che sono state fatte, perché pure quello bisogna valutare, o no? Ma sicuramente, e la ringrazio, è uscito mi già. Scusi la franchezza, mi scusi la franchezza, mi scusi la franchezza, no, però no, per chiarirla. È giusto, ma è giusto. Ed è una delle argomentazioni, tra l'altro abbiamo letto qualche giorno fa, di sicuro una delle argomentazioni a difesa delle istituzioni sarà che quantomeno nel 66% dei casi di tutte queste persone che sono decedute sarebbero comunque decedute. Potrebbe anche essere, c'è un 34% quantomeno, di possibilità invece che queste persone che sono morte sarebbero rimaste in vita, anche se abbiamo letto, mi pare in alcuni articoli, che si diceva che di tutte queste persone che sono decedute questa percentuale del 66% comunque sarebbe in ogni caso deceduta. Io rimango inorridita da queste considerazioni, perché evidentemente un 34% di persone avrebbe potuto sopravvivere, un 34% di persone su 130.000 deceduti significa almeno 40.000, 30, dai 30 alle 40, alle 40.000 persone che in questo momento avrebbero potuto essere ancora in vita. Per cui questa è un'argomentazione che a maggior ragione e ulteriormente prova che senza nemmeno alcuna prova rispetto al nesso eziologico, la responsabilità quantomeno dei decessi, questa percentuale è a carico di chi non ha tutelato le loro vite. Per quanto riguarda poi l'onere probatorio giudiziale, è chiaro che noi abbiamo già chiesto in giudizio, fin dal primo atto, che venga disposta una consulenza tecnica d'ufficio analizzando le singole posizioni, le cartelle cliniche, insomma, dei singoli deceduti, e individui poi se ci sia un nesso eziologico, che comunque in ogni caso secondo noi sussiste a prescindere, perché le nostre contestazioni sono proprio ab origine. Se noi consideriamo la relazione del generale Lunelli, che era relativa quantomeno alla prima fase pandemica, sulla base di evidenze scientifiche, di calcoli matematici e statistici, il generale aveva certificato che
che se avessimo avuto un piano pandemico adeguato, almeno 10.000 vite umane solo nella prima fase pandemica sarebbero state risparmiate. Poi questa è una discussione istruttoria che verrà poi svolta in sede giudiziaria. Vedremo, perché è una delle istanze che noi già abbiamo avanzato. Senza contare che in ambito penale il professor Crisanti dovrà depositare, si spera nei prossimi mesi, ma sono certa, nei prossimi mesi, una perizia conseguente, insomma, un incarico dato direttamente dalla Procura di Bergamo che individui anche la sussistenza di un nesso eziologico anche probabilmente sotto questo aspetto. Vedremo. La prima udienza di cui abbiamo parlato la prima udienza di qualche giorno fa è stata ripresa anche da organi di informazione internazionali. La domanda è questa: perché in Italia si deve scatenare tutto questo clamore per cercare di avere giustizia? Ma è la stessa domanda a cui non so dare risposta. Probabilmente la risposta sorge con una considerazione, no? In un paese civile, probabilmente, chi ancora sta resistendo in un giudizio storico da tanti mesi forse non sarebbe più a rappresentare quelle stesse istituzioni che noi abbiamo chiamato in causa. Il problema è che in Italia diciamo che abbiamo più a cuore la politica della vita delle persone, no? Fino ad arrivare a dire, evidentemente, probabilmente, mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo, da tutto quello che noi abbiamo recuperato, dalle documentazioni, dalle dichiarazioni rese nel corso di questo ultimo anno e mezzo, probabilmente la politica ha ucciso molto più del virus, no? Perché abbiamo anche visto dai verbali della task force quanto tempo è stato perso per cercare di tutelare, diciamo così, più i rappresentanti istituzionali probabilmente che intervenire tempestivamente con atti concreti per tutelare e salvare la vita delle persone. Questo è una delle cose più tristi a cui abbiamo assistito, e diciamo che anche la parte di omertà e di negazione di responsabilità a cui abbiamo assistito nel corso di un anno e mezzo, i ricorsi alle varie autorità giudiziarie per rendere pubblici documenti che le istituzioni stesse continuavano a voler mantenere segretati, danno un'ulteriore prova, no, di quello che sto dicendo. Poi ognuno risponderà alle proprie coscienze, evidentemente, però quello che è successo in Italia a livello politico è stato molto grave. E a un certo punto, però, il fatto che tanti cittadini, sono 520 familiari, abbiano trovato il coraggio di rivolgersi a un'autorità giudiziaria, dando fiducia a questa autorità giudiziaria perché faccia chiarezza e emani una condanna, devo dire che è un ulteriore elemento così innovativo rispetto a quello a cui abbiamo assistito in Italia nel corso della storia. Proprio per questo probabilmente l'interesse anche dei media a livello più internazionale. Cosa vi aspettate dalla magistratura ora? Diciamo, la magistratura in questo momento, come ormai si sa, si trova in una situazione abbastanza difficile e delicata. Voi che risposta vi aspettate? Ma ci aspettiamo che la magistratura abbia il coraggio di accertare i fatti, scevra da ogni pressione, e che arrivi all'accertamento di responsabilità, alla declaratoria di responsabilità e alla condanna delle istituzioni a risarcire il danno, che è un danno da morte, a questi familiari che davvero hanno avuto il coraggio di unirsi e chiedere per la prima volta nella storia alle istituzioni che rispondano ai cittadini delle proprie azioni o omissioni. Questo ci aspettiamo. Adesso a chiudere, se lei un giorno dovesse raccontare a una persona che non ha vissuto questo ultimo anno e mezzo, cosa si sentirebbe di dirgli?
che probabilmente è stata fortunata a non aver vissuto una strage annunciata, che nel mondo sono state sacrificate tantissime vite umane conseguenti a probabilmente a attività di sperimentazione umane che volevano semplicemente dimostrare che il potere dell'uomo è superiore a quello della natura. In realtà la natura ha dato una risposta molto forte, rimettendo l'uomo al suo posto, no? E dimostrando che la natura è molto più forte rispetto alla presunzione umana. Direi che in Italia abbiamo assistito a un'ecatombe, soprattutto a partire dal territorio lombardo e bergamasco e bresciano, che chi ha contribuito a costruire questo paese è stato sacrificato perché è considerato una persona fragile, una persona anziana da non salvare, e questo per colpa di una politica che nel corso degli anni ha pensato solo a se stessa, a mantenere probabilmente il proprio potere, le proprie poltrone, ma non ha pensato a attuare quello che è nei loro obblighi, non ha pensato a fare il proprio lavoro, perché ricordo piano pandemico adeguato rientra negli obblighi e nel lavoro, detto proprio banalmente, che devono fare i nostri ministri o i tecnici ministeriali, che hanno dichiarato, e lo abbiamo sentito nel corso degli ultimi mesi, che avevano troppo da fare e non avevano avuto il tempo di, insomma, mettere mano a un atto che avrebbe dovuto salvare la vita umana dei cittadini. Questo abbiamo assistito. Abbiamo assistito ancora una volta nel corso di questo anno e mezzo che ai politici, dei cittadini e della voce dei cittadini non importa nulla o importa molto poco, importa solo di, insomma, tutelare le loro posizioni. Abbiamo assistito in Italia all'impoverimento della nostra classe politica che ci rappresenta, con il tentativo di non dire, con il tentativo di opporre segreti di Stato per non rendere pubblici ai cittadini quegli atti che riguardavano i propri cittadini e la propria vita. Abbiamo dovuto ricorrere all'autorità giudiziaria per chiedere soddisfazione, un riconoscimento dei diritti, che in realtà riconoscimento che in realtà dovrebbe essere naturale. Ma per tutto questo aspetto negativo abbiamo anche assistito una novità da un punto di vista di solidarietà e di risveglio delle coscienze da parte dei cittadini. Più di 500 persone che non si conoscono tra di loro hanno avuto il coraggio di risvegliarsi, di unirsi, di dare mandato ad avvocati, noi che peraltro non conoscevano personalmente, per affidare la propria richiesta di chiarezza, di verità e per ottenere una giustizia nelle sedi deputate a chiedere giustizia, che è l'autorità giudiziaria. E per la prima volta questi cittadini hanno dato un messaggio forte all'istituzione giustizia, hanno detto alla magistratura: noi crediamo in te, ti riconosciamo fiducia, nonostante tutto quello che noi abbiamo passato in un anno e mezzo, nonostante tutto lo scempio istituzionale a cui abbiamo assistito in un anno e mezzo, noi ti rinnoviamo, ti diamo questa fiducia, non tradirla.